dal corale Finibus Terre, ci siamo spostati, ieri abbiamo cominciato a Castrignano del Capo, questa sera siamo qui in Basilica perché oggi il coro, tutti insieme con Dario Consonante e il maestro Lorenzo Bonati, hanno lavorato con tre cori del territorio e prima del concerto di Ruth ascolterete degli esempi, diciamo, uno, due brani che sono stati concertati oggi. I cori che abbiamo ospitato, che abbiamo avuto il piacere di avere con noi, sono stati il coro Armonia Sonora, un coro giovanile di Anniste, e il coro Amici della Musica di Araghero. Perché il Festival Corale? L'abbiamo già detto, vedo che ci siamo abituati a venire ai concerti, no? Corali, in queste serate, e perché bisogna portare la coralità in mezzo alla gente. Domani il coro Ruth animerà la messa alle ore 11, qui in Basilica, e poi dopo, se non pioverà, ci sarà un momento di festa, di chiusura sul piazzale della Basilica intorno a mezzogiorno. E adesso ascolterete il gruppo femminile Studenti, un brano di Lorenzo Bonati col canto dedicato a San Francesco e una lauta medievale ponentemente in cui si racconta il dolore straziante di Maria, sempre del maestro Lorenzo Bonati. Grazie.
Grazie.
sperimentale consonante con il maestro Lorenzo Donati, è un coro giovanile che si chiama Armonia Sonora, diretto dal maestro Erika Pizzillo. Thank you.
Oh.
Thank you.
Non c'è un accenno
al buon richiamo più antico, però questo è un omaggio a Luciano Sventale, che Bruno Bettinelli, il compositore italiano che ha lavorato particolarmente in Lombardia, che ha insegnato al Conservatorio di Milano, fa al Rinascimento italiano. Poi avremo i brani invece più vicini a noi, i brani contemporanei, Ubi Cartas di Polaiello, della versione del coro misto, Aurelian Nono di James McMillan, Polaiello è un compositore norvegese che è andato negli Stati Uniti, James McMillan è invece un compositore scozzese che lavora con la nuova produzione di musica contemporanea, questo Aurelian Nono è un pezzo dell'Avvento, e chiuderemo con un canto di domino che ho scritto io nel 2014 per un po', con un canto di canticorso che ho scritto io per UT nel 2014, quando è nato questa ansambla, nel marzo 2014. Buon ascolto, ascoltate un cambio di colori, perché la musica del 200 ha nuovi colori, ma anche tanti richiami alla musica antica. Gli ultimi 4 anni, quindi buon ascolto. Thank you.
questa mattina abbiamo in mente con lo studio D, che abbiamo fatto 3 ore di lavoro, hanno anche organizzato tutto questo bellissimo incontro, è la prima volta che si svolge e siamo felici anche che ci sia un'attenzione da parte dell'asilo, di tutto questo centro culturale, questo luogo che ci viene da lontano, da Lombardia, dal Piemonte, dalla Val d'Aosta, anche la Toscana è un luogo che rappresenta non soltanto un'idea turistica, perché sa che questa dentro è bello, perché sa che il mare, queste zone e il cibo, le persone, è un luogo bellissimo da venire a passare del tempo, ma soprattutto un luogo simbolico. Questo luogo è Finibus Terrae perché c'è un cammino da fare, c'è chi lo faceva e chi lo fa tutt'oggi, un cammino verso la fede, un cammino straordinario. E quindi è un simbolico importantissimo che qui si ricomincia anche a cantare e si inizi, nonostante il silenzio che le limitazioni del Covid hanno portato a dover seguire e a dover accettare, qui si possa ricominciare anche con qualcosa in più che qualcosa di nuovo, qualcosa che non esisteva prima del Covid e che nasce dopo. Quindi una cosa anche bella che Studio D, Vale Gucci, tutto il suo staff organizzativo, i cori che hanno aderito prima alla segna e poi a questa giornata di studio possono continuare a fare questa attività, possono continuare a ingrandirla, perché questo luogo può diventare veramente un luogo di incontro per chi vuole fare musica assieme, fare musica anche con un pensiero. Noi è la seconda volta che cantiamo in questa chiesa e ogni volta siamo molto felici di poter fare musica qui, per far sentire questa musica, perché è un luogo straordinario, di grande spiritualità e di grande magia. Quindi ringraziamo anche dell'ospitalità e domani siamo lieti di poter essere qui a cantare anche alla liturgia delle 11. Credo sia importante dire che il Comune Castigliano del Campo fa parte di una rete di comuni che si chiama Voce d'Italia, che ha messo assieme nel 2021 11 comuni di 11 regioni differenti e le ha stimolate a creare iniziative nuove, iniziative dedicate al mondo corale. E speriamo che il Comune Castigliano e altre realtà della zona possano continuare queste iniziative e che, dato che questa iniziativa nazionale ha ricevuto l'attenzione del Ministero della Cultura, possa continuare questa attività, perché crediamo molto nel fatto che questo luogo, i cori in questa zona possano vivere una loro primavera per portare musica nelle chiese, per la liturgia, per portare musica nelle chiese e nelle piazze per i concerti. Quindi grazie a Lara, grazie a tutti, ci sono forse dei diplomi da consegnare ai due direttori, penso, e prima di fare questo volevamo chiedervi se noi canteremo ora per voi o Sacro Conde Unicolfino, qualcuno di voi lo conosce nel pubblico, o qualcuno di voi lo conosce, qualcun altro di voi lo conosce, chi si vuole unire dalle banche a cantare insieme a noi, lo può fare volentieri, noi eseguiamo per voi. Buon ascolto, o Sacro Conde Unicolfino.
Allora abbiamo degli attestati di partecipazione per i cori, chi vi ritira, amici della musica, il direttore. Vieni. Grazie. Grazie.